Perfetto ragazzi, mi ha montato tutto. Qua ci sono degli accessori: casco, palaschiena, i vari guanti tuta, bevande varie, cavalletti, termocoperte di Marco. Ciao Marco, grazie. La tendone che dopo spostiamo per mettere qua dentro la Z. Signori, benvenuti a Francia Corta. Il briefing dove il buon Luca Pedersoli ci ha spiegato le regole basi per entrare in pista e non farci del male. Adesso scarichiamo la moto, montiamo anche il gazebo e andiamo a fare la pressione gomme. Abbiamo già i primi problemi tecnici. A te non parte la moto. Salta, salta! Bello, funzionato. E con un magico salto di clip abbiamo anche fatto la pressione gomme. Il buon Luca ci ha obbligato a mettere anche il bollino. Cioè, non bastava avere il 1000, no, anche le alette. Cioè, capite con chi ho che fare. Buongiorno! Sei pronto? No, no, neanche un po'. Sei un barone, non potevi mettere tutta quella roba lì che hai messo, maledetto. Adesso vediamo il rettilineo cosa succede. Abbiamo montato anche le termocoperte. Come vedete qua c'è la luce rossa, sia davanti che dietro. In realtà, essendo gomme prettamente per uso stradale, le ho messe soltanto per far sì che non soffrano lo sbalzo termico, quindi l'attacco per poco, non devono scaldarsi troppo. Come ha detto anche il ragazzo qua a Francia Corta, rischio che poi la gomma pattini. Adesso bisogna cambiarsi. Ok, adesso paraschiena e andiamo. Appena messo il casco, ovviamente la qualità dei microfoni è cambiata. Il casco è nuovo, quindi è un po' stretto sulle guanciotte. Mettiamoci paraschiena, come il buon Pedersoli ci consiglia. Signori, ci siamo. È giunta l'ora. Avete presente quella tensione del prepartita? La sto vivendo. Minchia che tuonate. Ok raga, ci siamo. Primo tour in pista, oioioi. Francia Corta 2019. Abbiamo migliorato un po' di cose, come vi ho fatto vedere settimana scorsa. Adesso dobbiamo vedere i risultati. Assolutamente. Che toro, cara. Non vale passarmi così. Che tamarro. Vabbè. Pilota Cive, Cev. Che cazzo li vuoi dire? Ah, pure mi aspetti. Che tristezza. Io direi di iniziare a mettere la mappa Sport. Ok, siamo in sport, raga. Siamo in sport ufficialmente. Sì, sì, ci siamo, raga. Ci siamo. Adesso abbiamo le stesse pompe. Forse un po' più performante il mio. Il mio impianto è un po' più performante. Abbiamo anche il blipper di Beppe Russo. Sfruttiamo di meglio le linee. Seconda. Apriamo tutto dopo il rettilineo. Con parsimonia. Andiamo a prenderlo. Ecco la 09. Tutta un'altra vita l'impianto! Tutta un'altra vita! Tutta un'altra vita, signori! Sfruttiamo l'aerodinamica e il casco Shark! Eccolo! Mamma mia! Battaglia all'ultima staccata, signori! Siamo sotto! Siamo sotto! Siamo lì dietro! Devo staccare l'ABS, raga, perché interviene troppo. Adesso i tubi iniziano a lavorare davvero bene. Siamo, ci siamo, ci siamo! Sfruttiamo il prossimo rettilineo e la prossima staccata. Una marcia in meno, ci teniamo sotto! Ci teniamo sotto! È uscito meglio! Posizioniamoci! Breaking! Mamma mia, signori, che impianto frenante! Mamma mia, sto sudando. Bisogna fare una statua alla breaking. Ci ha permesso tutto ciò. Sto sudando come un maiale dentro qua. Comunque, aspetta che qua abbiamo il mister in casacca. Vediamo di superarlo qui. A posto. Mi ha spuntato, come dice il buon Luca. Stiamo lì sotto, stiamo lì sotto, stiamo lì sotto. Mamma mia. Basta, 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 basta. È ora di uscire. Che spettacolo in staccata! Oi oi oi. Mamma mia, zio, quanto sono gasato! Raga, io sto tremando, ve lo giuro. Allora, stavo girando, no? Sono uscito adesso. Avete già capito? Mi viene in fa. Tu sei Luca? Sì, sono Luca. Abbiamo un fermo fiscale, dobbiamo sequestrare la moto. Mi sono cagato addosso, sto tremando. Dopo 10 minuti buoni che finge anche la telefonata. È un mio iscritto. Dai, si vede dai pantaloni, è un mio iscritto. Secondo comunque me, guarda quanto tremo. Il numero di scarpa. Ti giuro, mamma mia, mi hai fatto bian malissimo, te lo giuro. Mi hai ucciso. Rispondi, vai su Instagram e vedi. Ci ho scritto tre volte. Ti rispondo adesso.
Cioè comunque raga è pazzesco, abbiamo fatto tipo 20 minuti fermi. A parte l'episodio del carabiniere che raga, cioè ho passato dei minuti che non auguro neanche al mio peggior nemico. Sì, la moto ha un fermo amministrativo, devo sequestrarla. Mio, mi sono cagato. Osso. Saluto il carabiniere che mi ha riconosciuto e mi segue. Non ho potuto farlo vedere perché ovviamente vabbè il suo lavoro lo impone, suppongo. Ma veramente, veramente top. Questa è la prima che mi capita. Grandissimi. Ciao. Pronti per il secondo turno. Bastardo, c'è il millet. Però io c'ho i freni. Ok, ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Mamma mia! Mi sono cagato addosso per lui. Mamma mia! Minchia, Lucas. Così? Ok, ok, Lucas. Va bene, affare fatto. Ci vediamo in rettilineo. No! 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 Aspetta, 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 aspetta. Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Come si lancia Lucas? Ci siamo, ce l'abbiamo dietro! Scampiamo, scampiamo, dai, lì! Dai, dai, dai! Bravo Traction! ABS che entra la manetta. Stupendo. Veramente bomba. Ragazzi, secondo turno finito. Quelli veri ne hanno fatto solo uno di 36 giri. Vero, confermo. Ad ogni modo ragazzi, ci stiamo davvero trovando bene. Dovrei provare a staccare l'ABS, perché ho l'ABS disinseribile col tastino che il buon Marco mi ha montato, perché ogni tanto sono entrato in curva che ancora interveniva l'ABS, quindi non lo so. Vediamo dopo, proviamo con calma. L'unica cosa è che adesso dobbiamo ingarellarci di più. No, sì, è una cosa semplice. Uno starti dietro e due viceversa. Non è facile, tantomeno non andare. Siamo sempre noi, siamo sempre noi. Vado? Grazie. Ciao. Andiamo. Ho la sensazione di girare da solo comunque. Oh, eccolo qua finalmente. Sta andando veramente bene, bravo. Quando nel curvone è quello lì che mi viene bene, a te un po' peggio. L'ho frenato e sì. No, ma il rettilineo che è andata alla folle. Ti stavo centrando. Ok ragazzi, abbiamo fatto di nuovo le pressioni. Le abbiamo leggermente abbassate. Le ho leggermente abbassate perché anche il meccanico Marco, gli ho scritto su WhatsApp, mi ha mandato un audio, mi ha consigliato di abbassarle un po'. Ho messo adesso a freddo 1,6. Adesso abbiamo l'ABS staccato. Vediamo senza ABS come possiamo comportarci. Raga, ve lo giuro, c'ho una caga per l'ABS. Cioè, in realtà è tutta psicologica la situazione. Bello! Bello! Mamma mia, col culetto super ballerino Noisy! Mamma mia! Pochi che tirano quelli. Largo lui, sfruttiamo questa cosa in uscita. Eccoci. Very nice! Claudio, ma se rientrassimo mi fai un po' da guida, c'hai voglia? Ok, aspettami. Ma Claudio, aspettami Claudio. No, la tipella, no, la tipella va più di me. Magari se giro anche il gas ogni tanto, Dai, Noisy, porca puttana. Mamma mia, che pinzata atomica, veramente atomica. Dovreste vedere le goccioline sul naso, io non le vedo ma le sento. Eccolo! Eccolo Lucas Oioioi! Teniamoci belli stretti che qua ogni volta la sbaglia. No, l'ha capita! L'ha capita, raga!
sono mie traction. E vi annuncio che la pistata è finita. Qua siamo un campo rom praticamente, ma l'importante, signori, è che tutte le moto stiano bene, piloti anche da Dio. Grazie ancora a Marco di Valli, grazie a Roby di Valli, Breaking, tutto il team di Breaking, raga, fenomenale. Abbiamo trasformato veramente molto bene la 09 in una moto molto più seria. Detto ciò, monteremo tutte le cose sul furgone come erano prima. Un applauso assolutamente a Shark per questa splendida opera d'arte, raga. Guardate che aerodinamica, stupendo. Un casco fenomenale, raga, sul serio, leggerissimo, anche con la GoPro davanti, con la visiera, con il super view, non si cambia più, non si torna indietro. Grazie Shark. Del Brip, ma che bomba era, raga. Anche lì lavoro incredibile di Giuseppe Russo, Monza, Piassono. Passateci, link in descrizione se volete montarlo anche voi. Ma questa bambina qua, quando è che la provo? Domani, mi fa provare 200 cavalli di moto domani. Oh mio Dio, manzo! Mamma mia, che vitello! Mamma mia, il suo numero è in descrizione. Cosa posso raccontarvi di nuovo? Fatemi sapere se volete altre cose in pista, anche se di pista, presto tratterò sul mio canale, perché ho in mente una serie molto bella che sto registrando in questo periodo qua. E preparatevi a qualcosa di un po' diverso dal solito. Adesso trasannanza, montiamo tutto, che è ora di andare. Sono le 6:30 e a casa ci aspetta una bella cena. E proprio qua in cameretta ringrazio enormemente tutti i brand che hanno collaborato per la realizzazione di questo incredibile video. Un saluto anche a Lucas e a The Italian Black Rider. Correte assolutamente nei loro canali per vedere il loro video della pistata, per altre inquadrature. Raga, divertentissimo. Non mi resta che sperare di ripetere la stessa esperienza in un'altra giornata. Like e commento sono sempre graditi. Ci vediamo in un prossimo video. Bella raga.